Un'ambulanza dopo l'altra fino a tarda notte. I pazienti che attendono una visita in tutti gli ospedali di Milano e della provincia. L'Agenzia regionale Emergenza Urgenza ieri sera ha dichiarato che c'è un iperflusso di ambulanze che rende critica la situazione al Sacco, Policlinico, San Paolo, San Carlo, San Raffaele, ospedale di Cernusco e di Saronno. Questo succede da una settimana e le chiamate al 112 sono in continuo aumento, spiegano i portavoce dell'agenzia. Anche se poi molti dei malati, circa la metà, vengono rimandati a casa perché i sintomi del Covid non sono così gravi da necessitare il ricovero. Nel pronto soccorso è stata un'altra giornata complicata con 1215 interventi delle ambulanze già alle 17 di ieri pomeriggio, quanto quelli registrati nelle 24 precedenti. E il 38% era legato a problemi respiratori e infettivi, con un aumento del 41% rispetto al giorno prima. Nella maggior parte degli ospedali questo ha creato code di ambulanze, tempi lunghi di attesa per l'accettazione, anche se circa il 50% di chi arriva al pronto soccorso con sintomi Covid viene poi dimesso perché i medici valutano che bastino cure domiciliari sorvegliate dai curanti. Così il direttore generale di ATS, Walter Bergamaschi, lancia un appello. Il primo punto di riferimento resta proprio il medico di medicina generale, che può suggerire il da farsi e che ha strumenti per valutare se la persona ha necessità di essere seguita in ospedale, se si deve chiamare il 112 o mandare una visita domiciliare anche attraverso la USCA.